fare in modo che Firenze e l'intero territorio metropolitano, che conta quasi 1 milione di abitanti, siano capaci di cambiare e di trasformarsi, di ideare grandi strategie comuni per migliorarsi sfruttando le nuove tecnologie, puntando ad erogare servizi efficienti e di qualità, ponendo l'attenzione sui bisogni dei cittadini. È questa la missione della città metropolitana di Firenze, la cui sindaca Sara Funaro ha presentato le linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2024-2029. Abbiamo di fronte un mandato con tantissimi investimenti, tanti finanziamenti e tanti progetti da portare a casa, dai temi delle scuole, la viabilità, le rigenerazioni urbane, la sostenibilità ambientale, tanti sono i progetti. Tre le direttrici programmatiche. La prima mette le persone al centro. Per quanto concerne la scuola, sono 100 i plessi tra sedi scolastiche, succursali e palestre. Si andrà avanti con il nuovo polo scolastico Meucci Galilei, col nuovo polo scolastico San Salvi, con le nuove aule e cucine all'alberghiero Saffi, col nuovo edificio in via Raffaello Sanzio e laboratori dell'Istituto Tecnico Ferraris a Empoli. Nel mandato 2024-2029 sarà realizzato il completamento del nuovo polo scolastico degli istituti Meucci e Galilei, nella zona sud di Firenze, per un investimento di circa 72 milioni di euro, e l'ente continuerà a investire sul miglioramento e la costruzione di strutture sportive al servizio delle scuole, come ad esempio la realizzazione di una palestra per l'Istituto Agrario delle Cascine, della nuova palestra dell'Istituto Chinochini di Borgo San Lorenzo e di una nuova palestra nell'area di San Salvi a Firenze. Punto nevralgico anche la viabilità. La metrocittà gestisce circa 1430 km di strade, tra cui la Fifili. 346 km di questi sono strade regionali. Sul tema delle grandi opere si proseguirà con la realizzazione della variante di Grassina sulla strada regionale 222 per il decongestionamento del centro abitato di Grassina e il collegamento dell'area del Chianti con la città di Firenze. Senza dimenticare il nuovo ponte a Figline Valdarno che collegherà le due sponde dell'Arno, innestandosi sulla riva sinistra alla variante dell'abitato di Figline alla strada regionale 69 di nuova realizzazione, mentre in riva destra alla rotatoria in località Matassino che è in fase di progettazione. Questi sono soltanto due tra le decine di progetti bandiera dell'ente metropolitano, che ha posto l'attenzione anche sulla realizzazione di nuove piste ciclabili. Oltre alle opere ci sono i servizi, come il bonus back del TPL studenti, i viaggi della memoria e della resistenza, l'inclusione a scuola, ma anche la sicurezza di parchi e giardini, in particolare rispetto al fenomeno crescente e invasivo degli ungulati. Accanto a questi punti, attenzione alla violenza di genere, alla parità di genere e alle persone fragili nel mondo del lavoro. La seconda direttrice programmatica punta ad essere protagonisti di sfide complesse. Le principali sfide sul tappeto sono un miglior utilizzo della tecnologia, una più ampia possibilità da parte dei cittadini di poter accedere ai servizi in modo semplice anche dal remoto, un territorio sempre più soggetto alle conseguenze dei cambiamenti climatici fatte di fenomeni estremi, un turismo globale e nuove modalità di fruire della cultura in modo accessibile a tutti. Tra i progetti principali il recupero dell'ex monastero di Sant'Orsola, la valorizzazione di Palazzo Medici Riccardi e del Parco Mediceo di Pratolino, nel comune di Vaglia. La terza direttrice tratta di sinergie e programmazione metropolitana. L'importanza della pianificazione metropolitana per l'assetto del territorio e l'utilizzo dei fondi PNRR si accompagna a una visione che comprende le relazioni nazionali, internazionali e il lavoro. La metrocittà continua a svolgere un ruolo di sostegno ai comuni nell'ambito dei piani integrati urbani e del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. Ente che è pure di supporto grazie al piano strategico metropolitano per lo sviluppo e il coordinamento dei piani operativi dei 41 comuni della città metropolitana, con l'obiettivo condiviso di arrivare ad una pianificazione strutturale omogenea. Tra i progetti, la rigenerazione territoriale e sociale della tenuta di Mondeggi nel comune di Bagno a Ripoli. Lavoro da fare, un lavoro importante, da fare un lavoro soprattutto di sinergia e lavoro di squadra con tutti i territori, perché nel nostro progetto, sia come città di Firenze che come città metropolitana, c'è quello di lavorare per avere una città metropolitana che sia sempre più connessa e dove i cittadini si sentano parte di una grande Firenze.